Presso la Chiesa dell'Immacolata in zona Lago di Castellabate è stato ordinato un nuovo diacono Mario Bamonte per l'imposizione delle mani di Sua Eccellenza Vescovo Monsignor Ciro Miniero. Diciamo che l'emozione è stata tanta, un po' inaspettata, ma un altro po' comunque sono comunque celebrazioni uniche che suscitano emozioni, sentimenti anche forti, quindi il lavoro per gestire un po' le emozioni è stato abbastanza consistente, però una celebrazione sobria che comunque ha aiutato me in questo momento così diciamo, particolare, e ha fatto sì che anche chi fosse qui presente questa sera potesse sperimentare appunto l'azione della grazia di Dio che passa anche attraverso questi momenti. La mia vocazione nasce un bel po' di tempo fa, quindi sono cresciuto con questa meta, però logicamente quando ci sta per avvicinare sembra, cioè paradossalmente sembra che sia un traguardo lontano, poi quando ci si arriva l'emozione è tanta. Mario svolge il suo ministero pastorale nelle parrocchie di San Marco di Castellabate, di Ogliastro Marina e di Lago e Alano, e quindi da 2 anni circa condivide con noi questo cammino di vita sia spirituale ma anche pastorale, e adesso si inserisce in maniera più incisiva come ordinato appunto in questo percorso di fede, e credo che potrà dare tanto ancora di più, soprattutto grazie al ministero che oggi gli è stato conferito, quello del diaconato. E ogni vocazione è un dono che il Signore fa alla comunità, e quindi Mario, Carmine, Giuseppe, questi 3 giovani che nelle settimane passate hanno ricevuto l'ordine del diaconato sono non solo importanti ma anche delle speranze per la nostra Chiesa diocesana, perché comunque sono anche dei segni di persone che hanno dato la propria vita al Signore, e quindi possono, speriamo, essere anche di incoraggiamento ad altri giovani.